Perché scrivere prezzo trattabile quando si vuole vendere casa non è una buona strategia? Mi chiamo Simone Pulcini e sono 10 anni che lavoro nel settore immobiliare. Se oggi stai pensando di vendere casa e nella tua strategia di marketing stai pensando di scrivere trattabile, ti elencherò alcuni motivi per cui stai facendo un grave errore. Il primo motivo? Percezioni. Tu che vuoi vendere casa tratterai molto di meno rispetto alla percezione che dà il trattabile a chi vuole comprare casa. Attrerai persone che non possono arrivare a quella cifra, credendo di poter strappare una forte trattativa. Il secondo motivo è che in un settore dove i portali immobiliari fanno da padroni, chiunque ha cercato casa sui vari portali, casa.it, immobiliare, idealista, e le richieste vengono fatte per prezzo, si imposta un prezzo massimo, quindi le persone cominceranno prima a vedere, a valutare, a chiamare, ad entrare anche in trattativa con gli immobili che sono in quella fascia di prezzo. Solo alla fine, solo se non si è trovato niente, si aumenterà l'asticella. Ti sei posizionato in fondo, ti sei posizionato alla fine di una lunga opportunità di proposte immobiliari. E questo non vuol dire che otterrai, ma solo che ti sei messo alla fine. Il terzo motivo è che scrivendo trattabile stai dicendo questa non è la cifra che vuoi ottenere. Bene, se il video ti è piaciuto lascia un like, se vuoi raccontare la tua storia a livello immobiliare, commenta, magari ci farò dei video e condividi. Alla prossima, ciao!